pronto qui al campo dell'Angel Soccer, siamo Serie C, girone A, si sfideranno stasera il Time Out Futsal contro il Cosmopolitan. Tre squadre fanno il loro ingresso in campo, intanto vi salutiamo, vi saluto io che sono Marina Ferretti, Anthony Gull, e vi diciamo che il Time Out è settimo in questo momento a 4 punti, viene dal KO, piuttosto pesante, 6-2 con New Point. Il Cosmopolitan invece meglio posizionato in classifica, sono terzi a 10 punti e vengono dalla vittoria di misura però 7-6 sulla Ternana Soccorso. Apri la testa, il Pauto vai, dai Pauto, fare gol, ci riesce, non ci riesce, la prima volta Ciabani ci riesce, però la seconda Latini che non si fa pregare, Time Out subito in vantaggio per 1-0, spesa la fa portare via, Ciabani può tirare, tira adesso, Fandone che carambola di nuovo fra i suoi piedi, poi qui un pasticcio di Arcolani, riesce comunque a servire Maccaglia, dall'altra parte c'è Finistauri, Maccaglia davanti a Proietti, bravo Proietti, bravo anche Ciabani, Finistauri che si libera bene, poi serve Maccaglia e Proietti. Ciabani adesso vai dentro tutto il campo, Ciabani, e poi qui Latini che tira sulla schiena di Giulioli, è entrata anche Menta, Maxim, attenzione, mette giù la palla, poi va in una posizione ghiottissima, si mangia un gol, Fuffi su Maccaglia, a Maccaglia Proietti ci riesce, Policastro la infila in realtà fra il 7 e la mano di Proietti e segna il gol del pareggio per il Cosmopolitan. Bellissimo questo gol, che sorprende un po' tutti. Guarda, chiudersi nella zona di campo poco comoda, poi c'è Maxim che va ad infilare il pallone, in realtà un centimetro quadrato probabilmente tra la mano di Giardinieri e il palo, e il Time Out si riporta in vantaggio per 2-1. Cosmopolitan che riparte con Maccaglia che si gira avanti, lo Proietti che nega la gioia del... Si lamenta che è stato solo libero di tirare. Secondo! Azione a Finistauri, poi Proietti con il piedone. Scava lo scambio con Giulioli, ci arriva comunque Policastro. Policastro adesso è dentro l'area e con un colpo di piattone, in realtà anche arrivato non proprio comodo per tirare, segna un altro e di nuovo il pareggio per il Cosmopolitan. Siamo 2-2 adesso. Un po' di Castro. Castro carica il tiro, Proietti bravissimo, e finisce qua questo primo tempo fra il Time Out Futsal e il Cosmopolitan, finisce sul 2-2, una partita viva che potrebbe riservarci un secondo tempo pieno di sorprese. Cosmopolitan che rimane comunque in zona d'attacco, la scivolata qui da parte di Fabbri, rigore di rigore il Cosmopolitan, ma Maccaglia la infila alle spalle di Proietti, ferma il 3-2 per il Cosmopolitan per la prima volta in questa partita in vantaggio. Adesso saranno i ragazzi del Time Out bianconeri. Ciabani si gira, può tirare, pareggia subito il conto 3-3, subito gol subito e subito un gol fatto per riportare tutto in parità. Riparte, c'è Maccaglia che si gira sul rinvio di Giardinieri, bravo me, bravo a tenere, troppo corto, buona Maxim da solo, si beve tutti gli avversari, va il tiro, un pochino debole, e Maxim da solo sbaglia però il passaggio, cercava Marcolani, Stauri qui contro Proietti e poi c'è il gol della corrente Giulioli che riporta avanti il Cosmopolitan 4-3, bella qui l'azione di Finistauri che butta un pallone in mezzo, Giulioli sulla corsa trova il gol, azione, bravo Proietti direttamente al tiro, Giulioli si protegge poi volontariamente, azione del frattempo a Menta, non ha nessun compagno vicino, Cosmopolitan che però tenta la ripartenza, c'è Maccaglia che colpisce il palo interno e la butta alle spalle di Proietti, Cosmopolitan che per la prima volta va avanti di 2 gol, siamo 5-3 adesso. Time out che può tentare adesso con Ciabani, bello il gol di Ciabani, un po' la fotocopia di quello di Maccaglia di prima, la posizione defilata, colpisce il palo interno, la spedisce in rete alle spalle di Giardinieri, Cosmopolitan che prepara subito di gran carriera, Ciabani però stirpa il pallone, va da solo Ciabani la butta in mezzo per la corrente numero 10, però tiene comunque il pallone in campo, c'è l'angolo battuto adesso
però un errore nel colpo di testa di la palla in campo, poi la butta in mezzo, Giulioli ci mette la zampona, un po' di caos lì davanti, poi Giulioli senza badare troppo all'eleganza per questo laterale, una Marcolai, tutto adesso il calcio d'angolo, Sciabani non riesce a stopparlo, poi Proietti sventa un grandissimo pericolo. Finistauri, c'è Giulioli, c'è Maccaglia, Giulioli sul pallone, la ributta in mezzo per Finistauri, c'è Maccaglia lì, Proietti col piede, si accomoda la barriera, battuta adesso, attenzione a Maxime dall'altra parte, Sciabani in realtà gli mura il tiro e poi un po' di sfortuna qui complice nella ribattuta di Sciabani. Il Giardinini si trova la palla sotto al corpo, il cardiopalma, perché il Cosmopolitan è avanti per 5-4, ma il timeout non sembra affatto pago. Se no Giulioli la butta in mezzo per Maccaglia con buona probabilità chiude così i giochi portando il Cosmopolitan sul 6-4. Bella qui lo scambio con Giulioli, Maccaglia se la aggiusta anche un po' davanti a Proietti, Proietti non può nulla nell'uno contro uno. Finisce qua questa partita fra il timeout e il Cosmopolitan si porta a casa i 3 punti grazie a una partita finita 6-4. Partita equilibrata sotto tutti i punti di vista, anzi diciamo che il primo tempo che hanno messo magari un pochino in difficoltà, come mai? Comunque sia, squadra abbastanza quadrata, diciamo, una bella punta, numero 11 veramente bravo, diciamo che dopo quando le squadre sono un po' allungate, diciamo, molto bravo a portiere loro, complimenti, perché veramente ha fatto 3-4 interventi, veramente bravo. Dopo siamo riusciti ad andare a 2 gol sopra, ci hanno recuperato, non andavo sotto, e alla fine in contropiede è chiusa la partita. 3 punti importanti. In cosa siete stati più bravi? Più bravi forse alla fine, più quadrati, perché non ci siamo sbilanciati soprattutto in fase difensiva, abbiamo coperto bene, bravo anche il portiere nostro perché ha fatto tutto bene anche lui. Questo punto, avanti. L'obiettivo del campionato? L'obiettivo del campionato, siamo lì per giocarci questi playoff. Ancora il campionato è lungo, c'è anche la prima posizione, ma è difficile. Ma mai precluderci niente. Comunque. No, ci mancherebbe. Come dice, il pallone è rotondo. Esatto. Grazie mille. Ho fatto tutto il secondo tempo senza avere dei distinti sotto mano, sono bravissima, sappilo. Ed è tutto da Marino Ferretti. E da Anthony Cool, a voi in studio.